Questo programma è offerto da... Quando l'ambizione è sogno e visione. Quando la volontà è energia che infiamma e dà forza. Quando il coraggio è ispirazione e trasporto. Quando la perseveranza è tenacia e ardore. Quando la diligenza è impegno e applicazione. Con un partner affidabile, ogni traguardo è possibile. Confimprenditori, più valore a chi fa impresa. San Giovanni a Piro, il sindaco, tradizioni e cultura, vasta offerta per il turismo. Alla scoperta delle tartarughe marine con la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Nuvoletta, il progetto a sostegno dei minori adottati e per i genitori adottivi. Le peschiole, prodotto tradizionale campano, parente, vengono scambiate per olive, ma sono delle pesche. L'ansia scolastica e l'importanza della psicoeducazione a Caia, consigli della psicologa Manuela Cascetta. Vita più lunga per chi sa affrontare le sfide negli studi Neuromed, la resilienza psicologica. La storia e il legame con il territorio dei vini del Sannio, Rillo, una produzione di qualità e apprezzata. Benvenuti al TG Caia. In apertura parliamo di San Giovanni a Piro, ci troviamo nel Cilento con il sindaco Ferdinando Palazzo. Abbiamo conosciuto questo territorio tra mare e monti, ricco di offerte per il turismo e non solo. San Giovanni a Piro è un piccolo comune della provincia di Salerno, tra il cielo e il mare, che trasmette al visitatore una forte e suggestiva atmosfera di antichità ed una spontanea integrazione nell'ambiente paesaggistico e naturalistico che lo circonda. È uno dei comuni rientranti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, che tra natura, spiagge e paesaggi mozzafiato è una vera e propria attrattiva in tutti i periodi dell'anno. Basti pensare agli itinerari, da Serra Annunziata, partendo dal Belvedere locale, località Ciolandrea, alla Timpa del Piombo, splendido balcone panoramico sulla costa tirrenica, per essere protagonisti di un'escursione lungo la costa del Golfo di Policastro. Da San Giovanni a Piro al Monte Bulgheria per una passeggiata quasi costiera fino a salire ai 1225 metri del monte, roccaforte meridionale del parco e che offre una veduta panoramica di grande suggestione che spazia dal Golfo di Policastro alla costa di Palinuro fino ai rilievi del Monte Sacro del Monte Cervati. Inoltre, il patrimonio storico-artistico di San Giovanni a Piro comprende un vero e proprio itinerario di fede. Tra tutte emerge, per posizione e importanza, il santuario Maria Santissima di Pietrasanta. Per gli amanti del mare è da visitare Vivere Scario, la frazione marina del comune di San Giovanni a Piro, il borgo marino più a nord del Golfo di Policastro con le sue spiagge, delle quali alcune raggiungibili solo con imbarcazioni o a piedi. Scario è un rinomato centro turistico fornito di uno dei porti più attrezzati della zona, gode di suggestive attrattive, fra cui il suo lungomare e la meravigliosa costiera della Masseta. Abbiamo una costa incontaminata che da Scario arriva fino a Marina di Camerota, nell'area marina protetta, assolutamente non antropizzata. Abbiamo una costa che adesso è come la vide Palinuro, il nocchiero di Enea, quando passarono con la nave per risalire, per fuggire da Troia. Questo ci dà la possibilità di offrire ai nostri ospiti un ambiente assolutamente incontaminato, oltre a quelle che sono le radici storico-culturali, che non sono da meno, perché molte volte noi, attratti da tanta bellezza, noi abbiamo addirittura un pianoro, un belvedere che si chiama il pianoro di Ciolandrea, da cui si riescono a vedere quattro regioni, perché si vede la Campania, si vede la Basilicata con Maratea, si vede la Calabria e nelle giornate più chiare si vedono le cinque isole delle Eolie, addirittura l'Etna che appare alle spalle delle isole Eolie. Per cui abbiamo la possibilità di offrire una variegata ospitalità.
Ed ora andiamo a parlare di animali marini, in modo particolare con la stazione zoologica Anton Don di Napoli. Andiamo a conoscere il mondo delle tartarughe marine. Fondata nel 1872 e inaugurata ufficialmente nell'aprile del 1875, la stazione zoologica Anton Dohr è tra i più importanti enti di ricerca nei settori della biologia marina e dell'ecologia. La mission è la ricerca sui processi fondamentali della biologia con specifico riferimento agli organismi marini e alla loro biodiversità, in stretto legame con lo studio della loro evoluzione e della dinamica degli ecosistemi marini attraverso un approccio integrato e interdisciplinare. Tra le tante attività di ricerca, molto importante è lo studio delle tartarughe marine, sia in ambiente controllato che in natura. Unici nel loro genere in quanto associano una complessa storia vitale al comportamento migratorio e alla ectotermia, e che purtroppo nel corso della loro lunga vita si trovano ad affrontare numerose minacce e spesso muoiono a seguito dell'interazione con le attività antropiche, ovvero dell'intervento dell'uomo sul territorio. Importante infatti anche la campagna di monitoraggio per la nidificazione della tartaruga marina e l'attività di salvaguardia e monitoraggio delle schiuse, nonché le azioni di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Si trovano molte tartarughe in difficoltà dovuto alle varie attività antropiche, cioè dell'uomo, che possono essere un po' devastanti per le tartarughe. Ecco, e noi cerchiamo di soccorrere, di aiutarli, di curarli con una veterinaria, e poi la mission nostra è comunque di liberarli di nuovo in mare in uno stato di salute buono, così possono continuare a vivere e contribuire alla sopravvivenza anche della popolazione. È chiaro che questi interventi sono in parte una conservazione per individui di tartarughe, ma nel grosso facciamo anche tante altre attività che possono aiutare alla tutela degli animali, delle tartarughe in particolare. Ed ora parliamo del terzo settore con la psicoterapeuta Maria Calabrese. Abbiamo parlato di Nuvoletta, il progetto, il servizio specialistico posto in essere per il dopo adozione, quindi per essere al fianco dei genitori adottivi e dei minori che sono stati adottati. E Nuvoletta parte dalla poesia di Saba e quindi da questo pensiero che tu sei la nuvoletta, io il vento, ti spingo qua e là in giro per il firmamento e via dicendo. E quindi questo è un po' stato proprio la sintesi della motivazione che poi ci spinge da oltre 10 anni, come ha detto Anna, a lavorare con le famiglie adottive, ma soprattutto con questi minori, perché mi preme oggi soprattutto partire da un concetto, da una prospettiva, come quando, appunto, non lo so, siamo così abituati a fotografare tracciare memoria di qualcosa di bello che vediamo. Sì. Però non tutte le angolazioni forse riescono a prendere la bellezza, la complessità, la completezza di quello che vediamo per poterlo ricordare. E allora io credo sempre che bisogna scegliere la posizione giusta, la giusta prospettiva. Uh-huh. E nelle adozioni la prospettiva giusta, che dà almeno tutte le risposte o il buon senso per tracciare verso una direzione, la prospettiva del bambino. Quindi stare su quella posizione lì e guardare il mondo e quello che sta accadendo, che anche se sembra bellissimo, ho una famiglia, però è estremamente difficile da capire e da vivere. Ed ora parliamo delle eccellenze, dei prodotti della nostra terra. Con Mario Parente siamo andati a scoprire le peschiole. Le confondono per olive, ma non sono olive. Vediamo di cosa si tratta. Sono
una varietà di pesche nettarine raccolte prima che inizi il processo di maturazione, quando nei minuscoli frutti non c'è ancora il nocciolo. A prima vista sono simili nell'aspetto a delle olive, ma completamente diverse nel sapore, anche se hanno la forma, il colore e la dimensione uguali. Le peschiole, dopo la raccolta, vengono lavorate e conservate in agrodolce al naturale, senza uso di conservanti o altri elementi chimici, con grande cura, passione e attenzione. Le peschiole di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, ai confini del parco regionale di Rocca Monfina, in quell'areale di origine vulcanica definito non a caso dai romani Campania Felix, rappresentano una vera e propria eccellenza naturale e sono ottime per aperitivi, cocktail, insalate di mare e di terra e con piatti raffinati di alta cucina. È facile confonderle con le olive dall'aspetto, perché sono, diciamo, molto simili alle olive, hanno questo colore verde, però sono assolutamente due cose diverse. Ci troviamo nella provincia di Caserta, nel comune di Vairano Patenora, in piena, come si può dire, Campania Felix. Esatto. Mio padre negli anni addietro ebbe dei problemi con una varietà di nettarine che nella fase di crescita aveva dei grossi problemi sotto l'aspetto esteriore, perché tendavano a spaccarsi, no? Mm-hmm. Quindi lui decise di fare delle prove con una ricetta di famiglia che veniva utilizzata per altre frutte. Frutta. Quindi le raccoglieva prima nel momento del diradamento, che è una pratica che si fa poi d'altronde, perché le pesche, per far sì che vengano belle, colorate, grosse, una percentuale di queste vanno tolte. Quindi è una pratica che si fa. Quindi da un sottoprodotto, tra virgolette, da uno scarto che viene fatto, sono nate le peschiole. E dalle peschiole ora voltiamo completamente pagina e andiamo a parlare di salute e benessere con la psicologa e psicoterapeuta Manuela Cascetta. Abbiamo parlato dell'ansia scolastica e non solo. L'ansia scolastica non è da sottovalutare, si manifesta in modo particolare nell'età evolutiva e non è facile da capire per i genitori, che spesso sono convinti che il proprio figlio sia svogliato o fa i capricci per non andare a scuola. E invece non è così. Dietro a quei comportamenti si nasconde l'ansia scolastica nell'affrontare il distacco dai genitori, il timore del giudizio, l'ansia da prestazione. Insomma, un vero e proprio disagio del bambino, non solo a livello psicologico ma anche psicosomatico, nell'affrontare gli impegni quotidiani. Manifestazioni di disagio, di paura, che non sono tutte uguali, dall'abbassamento del rendimento scolastico alla perdita di interesse per materie che prima gli piacevano, dall'aggressione verbale nei confronti dei coetanei ma anche degli adulti al senso di inadeguatezza. Comportamenti dunque che non devono essere sottovalutati, anzi, ai primi segnali è bene parlarne con esperti, perché solo così si potrà capire se si tratta di ansia patologica oppure di paura normale dell'età evolutiva e quindi intraprendere il percorso giusto per il superamento del disagio. Sì, l'ansia scolastica è un disturbo che riguarda un numero sempre maggiore sia di bambini che ragazzi in età scolare ed è caratterizzato da un'intensa paura di andare a scuola, che però è irrazionale, quindi difficile anche da controllare. Quest'ansia si manifesta e si collega anche molto alla paura dell'insuccesso, del giudizio negativo dell'insegnante e dei coetanei, quindi anche il sentirsi non capaci di superare la prova che si deve affrontare. Però bisogna anche fare una differenza tra quella che è la paura e poi l'ansia patologica, insomma, quindi bisogna andare a capire se c'è un motivo condiviso per avere timore. Quindi immaginiamo ad esempio un animale pericoloso che ci attacca, oppure un'automobile che improvvisamente frena mentre stiamo attraversando. Questa è un timore condiviso. Mentre e possiamo appunto parlare di paura, mentre quando parliamo di ansia stiamo parlando di un timore, di una paura che non è condivisa, e quindi possiamo parlare di ansia o di fobia.
Sulla scorta di due studi condotti dall'Istituto Neuromed di Pozzilli con la professoressa Licia Iacoviello, responsabile del laboratorio di epidemiologia e prevenzione Neuromed, abbiamo approfondito il tema della resilienza psicologica. Chi tiene testa alle sfide della vita ha più possibilità di vivere a lungo e forse anche meglio. E questo è il messaggio di due recenti studi scientifici italiani che hanno voluto capire quanto la resilienza psicologica sia in grado di impattare su una serie di parametri di salute, ma soprattutto sulla nostra aspettativa di vita. Gli studi dell'Istituto Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l'Università di Varese, mostrano che le persone con maggiore resilienza psicologica vivono di più e possibilmente anche meglio. Ricerche nate dal fatto che negli ultimi anni c'è stato un crescente interesse per il benessere psicologico delle persone e in particolare su come lo stress possa negativamente compromettere la salute. Sotto la lente degli scienziati è quindi finita la resilienza psicologica, cioè la capacità di fare fronte in maniera positiva a eventi traumatici, che è un concetto complesso anche perché il modo in cui le persone affrontano le difficoltà e i traumi della vita cambia in base all'età, al sesso, alla cultura e anche al momento specifico nella vita. È molto importante l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della vita e la resilienza misura proprio questo, la capacità di adattarsi, di saper, come dire, come una molla, essere tirati dalle vicissitudini della vita, ma saper tornare alle condizioni iniziali adattandosi a queste vicissitudini. E questo è molto importante per vincere le malattie. Le situazioni di stress possono essere tante, possono essere delle malattie, possono essere delle condizioni, possono essere dei traumi come quello del Covid o come quello della guerra, e tutto questo può impattare sulla nostra salute, ma se noi abbiamo una capacità di resilienza, quindi di adattamento, questo impatto si riduce e la nostra vita non solo si allunga, ma si allunga in maniera libera da malattia. Ed ora parliamo del nettare di Bacco, in modo particolare dei vini del Sannio, con il presidente del Consorzio di Tutela, Libero Rillo. Il nettare di Bacco rappresenta la storia, le tradizioni, le peculiarità di un territorio. Ogni bottiglia racconta il lavoro, la fatica, le emozioni per una vera e propria passione, la terra, i vigneti. Come avviene nel Sannio, dove c'è un immenso legame tra il territorio e i suoi vini e che affonda le proprie radici nella storia. Un legame forte, valorizzato e promosso attraverso le attività quotidiane del Sannio Consorzio di Tutela Vini, impegnato nel diffondere la conoscenza delle denominazioni dei propri vini e delle loro specifiche peculiarità, perché anche attraverso il vino e l'uva si conosce un territorio, la sua storia, il cibo, i prodotti tipici di quella terra. La mission come consorzio è costruire valore intorno ad un bene comune, ovvero le denominazioni d'origine, che identificano un insieme di produttori i quali, attraverso la condivisione di un percorso di qualità e di tutela dell'ambiente, riescono ad ottenere un vino che conquista sempre più riconoscimenti ed è molto apprezzato dai consumatori. Stiamo puntando molto sui nostri vitigni autoctoni, quindi non solo Falanghina, che penso che sia il vitigno che ha risollevato le sorti del nostro territorio, ma anche Agnanico, Coda di Volpe, Pedirosso e di recente anche la Camaiola, sulla quale abbiamo fatto anche una modifica del disciplinare per appunto inserire questa varietà che si era persa negli anni, ma che in realtà è la nostra, è il nostro vitigno autoctono, vitigno che fino a qualche mese fa veniva chiamato Barbera, ma in realtà è un altro vitigno, appunto la Camaiola, quindi abbiamo messo le carte sul tavolo in regola per poter promuovere al meglio il nostro territorio su tutti i mercati ai quali ci rivolgiamo. Ed è tutto per il TG Kaya, grazie per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento con Kaya l'informazione sveglia venerdì mattina a partire dalle 7:20 in diretta, sempre per parlare di Campania e delle sue eccellenze.